Ciao ragazzi, benvenuti a Il Faraone Rosso Nero. Un video oggi abbastanza veloce, atipico. Si tratta di una cosa di cui volevo parlarvi perché mi è piaciuta molto. È capitata a mia figlia perché ieri è stato il primo giorno di scuola di mia figlia. E voi dite: ma noi che cazzo che ci frega del primo giorno di tua figlia? C'entra qualcosa perché a mia figlia hanno dato questo. E voi dite: ma sì, ok, ma a noi del Parma cosa ce ne frega? Voglio arrivare al punto. Questo qui è un bel regalino che è stato fatto dal Parma Calcio a 3.000 bambini che hanno iniziato la scuola ieri. È un bel regalino, è un bel pensiero, davvero molto molto bello, fatto da una squadra di Serie A, quindi ovviamente ha potuto farlo. Io ovviamente... voglio solo mostrarvi che bella iniziativa ha fatto il Parma e come mi piacerebbe che anche il Palermo in futuro magari potesse farlo. Dice, cosa c'è qui dentro? Qui dentro abbiamo, vabbè, una cartolina. Cosa c'è? Una cartolina con un buono sconto per il... Sì, buono sconto. Non so di cosa. È una lettera dedicata agli alunni e poi dentro c'è una magliettina, ve la faccio vedere. Io sto aprendo adesso e vi faccio vedere la magliettina come carina, come birichina. Eccola qui. Questa è la magliettina che hanno regalato a mia figlia, che ovviamente io credo che difficilmente indosserà per hobby. C'è il cartellino che copre il logo, ecco qui, vedete? Che misura è? Non lo so, penso che siano standard per tutti. YXS, ma le hanno fatte abbastanza grandi in maniera tale che in qualche modo entrassero un po' tutti. Qual è il punto? Il punto è, sarebbe bello che un giorno queste iniziative venissero fatte anche dal Palermo. Ovviamente non le pretendo adesso, parliamo di iniziative evidentemente... ha dei costi, il Parma è una squadra di Serie A, può farlo, poi non è da sottovalutare il fatto che la città di Parma è un po' più piccola, Palermo è più grande, quindi c'è da valutare i costi per una città grande come Palermo, ma andare a pescare i tifosi sin da quando sono piccolini in prima elementare è molto molto bello, molto molto bello, davvero per una società di calcio, veramente è il primo passo forse da fare per recuperare i tifosi. E lo fa anche l'Atalanta, credo, di regalare le maglie alle scuole. Sarebbe bello anche invitare le scolaresche negli stadi. Magari lo farà Mirri, ci ha già pensato sicuramente. Però questa della magliettina è veramente, veramente molto, molto bella, molto simbolica perché vuole proprio andare a conquistare i piccoli cuoricini dei bambini e fidelizzare appunto sin da bambini i propri tifosi. Ed è veramente una cosa fantastica. Vorrei tanto venisse fatta presto anche a Palermo. Io credo che Mirri queste cose, il presidente Mirri queste cose le abbia nel cuore. Bisogna vedere poi un giorno se si potrà fare. Come le premesse le ho già dette. Innanzitutto tutto qui. Volevo solo farvi vedere questa piccola cosa che secondo me è molto molto bella. E anche se non sono tifoso del Parma mi ha particolarmente emozionato. Detto questo vi saluto. Ci vediamo presto con nuovi video. Ciao.